Wow, Joker italiano. Andate! Bene. Domenico Inter. Matchup nuovo. L'ultima volta ha vinto Domenico. Vediamo. Nello stesso identico matchup. Vediamo come va questa volta. Anzi, in realtà Imper ha preso i primi due game Mike e il terzo game Cloud e ha comunque perso 3-0. Vediamo. No, vabbè, ti parlo di prima che smettesse. Dimmi. E losers, minca. Hai messo winner. My bad. Round 1. Eia. Va bene, mo. Lascia, vai, metti. E via. È morto. Non ce lo vedo molto bene, Ike. No, anche perché no, è uno di quei matchup dove non può fare AB. L'unica cosa che ha è tanto la solita Ike, ovvero tanto kill power, sì, e sole leggero. Però poi succedono queste cose. Qui torno con Save B direttamente. Salto che si attende. No, ok. Ok, Tandaga non lo prende. 90% comunque. Oh. Ma non prende. È troppo rage da parte sua e troppo alto Domenico. Però fair kill. Il problema è che sei comunque in super svantaggio. 148, tutta la rage del mondo. Ha interrotto Tandaga? Eh beh sì, perché se lo fa un'animazione mentre è fatta Tandaga. Sì, se lo colpisci in mezzo lo interrompe semplicemente. Ecco qui. Terribile. Che cosa terribile. Save 1 e 2. Fair, down tilt. Ancora, guardalo. Ok. Aspetta lì, col save. Sempre al ledge, rimane. Oh! Dove è? Save 1. Eccolo lì. A per A B, prova. Iper salta via. Dash attack. Minchia, è rimasto troppo a ledge. Down air un po' troppo presto. Però questo. Il problema è che è al 124. Eh? Oh, no, non ha continuato. Non ha trastato. Che angolo. Non poteva fare. Oh, è vivo. Bravo Domenico. Infatti secondo me doveva farlo un po' più alto. Imper doveva farlo un po' più alto. Sarebbe tornato ugualmente anche se avesse fatto un po' più alto. No, eh sì, però nel senso avrebbe, secondo sì, me così avrebbe Domenico evitato il counter lì in basso. Avrebbe evitato il counter lì in basso e avrebbe avuto anche abbastanza tempo per riposizionarsi. Vediamo un po' quali saranno, cioè quale sarà la stage selection.
Giga Cloud. È comprensibile, onestamente, veramente sad. Sì. Update. E poi li mettiamo. Perfetto. Adesso cambio di stage su Stadium. Su Stadium, sì. Limit prende la tech chase un po' troppo presto, che è un po' troppo interno. F throw counter, counter sul fair, altro side game, cross slash, fallo di nuovo Domenico, fallo di nuovo. Pandaglia, internet profitta, rolling, ma viene preso in piano dal 6B per riprendere il controllo. Adesso è lui il centro stage. Lascia attack. Attenzione, abbiamo una limit. È pure il limit. Ok. Non muore. Non muore, infatti. Continua a non okay, morire. Deve usare il limit. Ok, lo colpisce, quindi comunque riesce a quantomeno resettare il neutral. Sì, e adesso è di nuovo lui al centro. Ok. Ha stabilito il controllo del centro stage. Domenico che lo rimanda via. Cross slash che non prende. Oh, limit beam gli passa attraverso. Cioè le due beam gli passa attraverso. Inter che ha quasi il limit carico. Dice non caricarlo mentre Domenico è stage. E ci sta, perché tanto se continui l'edge trapping te lo carichi. Sì. Quindi non è... Oh. Ok, Metro. Limit ha uno sputer ad essere completamente carico. E Becker. Becker per prendere la stock, ma Imper ha già acquisito un notevole vantaggio. Il giochino delle percentuali. Un dash attack non basterà, troppo lontano per riuscire a prendere la kill. Anche se il prossimo penso che sarà più che sufficiente. No, perché mi distrime danno stale, quindi. E poi siamo al centro di PS2, sì, che è abbastanza largo. Sì, era lì, era messo lì al centro. Purtroppo, troppo distante. Però immagino down throw. No, F-throw. No, F-throw, down throw non l'ho ancora. Limit carico a B. Non l'ha preso di sweet spot. Non l'ha preso di sweet spot. A 190. Guarda la foto di nuovo. Ok, ora muore. No, è vero, non è on ledge. Domenico a 217. Se prende prima la stock Domenico è comico. È comico veramente. Minca. Tandaga. Oh no. Okay. Lol. Io lol, potrò dire solo questo, un po' di un grande momento da Super Smash Bros. Down throw, non trova la player. Troverà adesso, no, non lo trova. Troverà però la P Imper nei runo. Domenico prova la B auto shield, non lo trova però, Imper che sì, perché spazia i suoi attacchi. Adesso Domenico che non troverà però il finale della B, poi raga dash attack. Oh, attenzione, riesce a schivare tutto quello che gli viene tirato. Blade beam. Cross dash che connette da lì. Bravo Imper che gioca intorno al bella counter, dash attack e game. Non si aspettava la DI. Domenico nell'eterna chiama
tab è chiuso. È il qua aspettando. Ehi? Aspettando? Sì. E iniziamo con questo game 3. Il matchup rimane quello. Vediamo se Domenico ha capito qualcosa o se Imper riuscirà a confermare questa top 5. La terza volta. È la terza volta che fa la stessa cosa. Fa counter sul blade beam e poi subito dopo sull'approccio ha rischiato counter. Veramente tanto, ha rischiato tantissimo, assolutamente, però ha pagato. No, ma poi ho dodge alla grave, ci fa ancora le spelle di nuovo, non lag up B F tilt. Forse lì riusciva a farlo up smash, ma non lo so. Non lo so. Trova la pay. Sono contro. Finisco di commentare. Intanto impara il limit. Domenico schiva di veramente poco con il blade beam. È morto. Noi invece no. È il doppio up smash Domenico. Vediamo, interrompe il tandag ancora una volta. Situazione molto concitata. Entrambi a circa 140. Sì, la prossima bastoption killa. 153. È morto. Riesce a mesciare, però si prende a pelle. Si prende. E mo trova la stocking. Cloud non dovrebbe essere difficile. Infatti avere una limit roll read con dash attack gli avrà la stock, e quindi vediamo un po'. Una buona read in to prendersi cross limit. Cross slash 1 into grab. Spettacolare. Domenico però salterà e si evitrà la grab. Tomok cross slash. Whiff a quel per di poco, viene malato in un angolo terribile. Bello lì, perché torna molto attaccato allo stage. Yes, riesce bene a tornare a prendere. Un altro cross slash a colpire il Domenico. Così come un altro side B a colpire lo Imper. Due colpire il cross slash. Fair. F tilt. Comincia a essere pericoloso qui. Limit che durerà ancora qualche secondo e infatti scade ora. Però vabbè, comunque niente, stavo per dire adesso la cornerata al 106, ma c'è da 26, ma attenzione, riesce a sgattaiolare sotto il tandaga per fare un dash attack e prendere la kill. Avviato shield, limit blade beam, scudo colpito in pieno dal blizzaga. Oh, back air, vediamo ancora. Counter di Domenico che approccia. E c'è il canonico comunque questo. Sì, più o meno. Ahia, il counter. Counter che vabbè, troverà la kill per Domenico. Il problema è 74 a 0. Vediamo un po' se Domenico riesce a trovare la cringiata o se Imper conferma il game 3. Già visto Domenico capace di farlo. Vediamo se sarà capace di farlo questa volta. O se Imper semplicemente troverà la kill. Con ecco, lì si aspettava un limit. Ma ed è morto, è morto, è morto, è morto, è morto, è morto.
Oh, è vivo. Oh, ya. Ai. Ai. Dash attack. Dash attack. Vai, lavoro di squadra. Premi ask. Vai. Sono perso le prime interazioni di questo game. Vabbè, saranno stati i soliti straight di neutral che hanno mandato Domenico all'82 e impara al 36. Qua rischia tanto Domenico. Wow, da dove ha preso? Corra Imper con il limit carico. Pronto a, esatto, minacciare Domenico. Dai Mauro. Con le soluzioni. Up smash. Dash attack. Domenico qua davvero molto in difficoltà. Vediamo se un reversa gli riporterà la situazione favorevole. Se l'è tentata però. Che sui denti. Intercettato dal Bear di Cloud. Ok. Oh, attenzione, non riesce a punire. Domenico morirà da Bear. Anche complice un po' di drift. Dici drift verso quella direzione? È possibile. Buon F smash. In realtà Imper ha magari misinputato, comunque sbagliato. Ha fatto Bair ma era troppo basso e quindi non è uscita la hitbox. Sa di fatto che l'F smash di Domenico ha parificato le stock. Vedremo quanto a lungo durerà questa parità. Perché Imper è sempre lì pronto con Punish Game a cercare le tech chain sulla piattaforma, ma qua c'è il counter di Domenico e anche il Tandaga. Però che torna. Sì, si è tentato il cross limit per prendere Sora da sotto, ma è stato accolto da una player. Oh, ok, dash attack, punisce side B. Carino di ripeto aprire. Tenta la spike, ma Domenico torna in alto. Esattamente. Facendo l'opzione. Sì. Una volta siamo di nuovo. Dash attack, ormai Hyperstale. Vediamo un po' se Domenico riuscirà a uscire da questo Edgeard. Oh, Imper troverà la kill. F tilt. Una grande mash out. Assolutamente. Domenico che tenta subito altri due ups. Sì, Domenico è totalmente. Sta panicando gli attacchi. Sì, non sa minimamente cosa fare. 142 perché. 47, Domenico non si aspettava che l'ultimo colpo avrebbe preso. Sa che Imper qua non becca. E Domenico qua ha l'occasione, volendo, di organizzare un comeback. Che se a 123 contro Cloud, che è il limit carico, la vedo dura. Sì. Si sono aver rotto la cuffia. Back throw? Questa potrebbe essere la kill, lo so. Invece non segue Imper off stage. Si vede forse relativamente fuori pericolo. Lo
scudo. Vediamo un po' se Domenico ce l'ha. Oh, attenzione. 90%, 97. Oh, oh, oh. Ce l'aveva qua, ce l'aveva. Sì, sì, però attenzione, c'era. Il disolare è il limite. E vi no! Per poco. È stato veramente divertente da vedere, non andrò a mentire. Per poco.